Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato alla chitarra. Ieri abbiamo visto come si accorda la chitarra e abbiamo fatto la conoscenza della tastiera della chitarra. Oggi vediamo un attimo come mettere le mani, le prime dita sulla tastiera della chitarra e facciamo in modo di imparare già qualche canzone in modo davvero semplice. Che cosa voglio dire? Che la chitarra si suona utilizzando degli accordi per suonarla in modo diciamo completo e arriveremo piano piano a questo. Però si può suonare anche facilmente utilizzando soltanto due dita in un sistema che si chiama bicordi. Quindi bicordo vuol dire un accordo formato da due note soltanto e in questo modo potremo comunque suonare tutte le canzoni in maniera davvero base, però efficace. Vi faccio vedere subito. Canta, 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 cantare libertà. Prima di iniziare, una premessa. Ogni accordo è costituito almeno da tre note minimo, che sono la prima, la terza e la quinta di una scala. Che cosa significa? Che l'accordo di Do maggiore, conosciamo tutti la scala di Do, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, è formato dal primo grado il Do, il terzo Do, Re, Mi e il quinto Do, Re, Mi, Fa, Sol. Quindi Do, Mi e Sol suonati insieme sul pianoforte o su qualsiasi strumento formano l'accordo di Do maggiore. Per avere un accordo invece minore, l'unica cosa che cambia è la terza che si abbassa di un semitono, quindi sarà Do, Mi bemolle, Sol e questo sarà il Do minore. Ora, se noi togliamo la terza, che è l'unica che dà il modo maggiore o minore, e suoniamo solo primo e quinto grado, avremo un accordo che si chiama bicordo e che va bene sia se gli accordi sono maggiori sia se gli accordi sono minori. Credo insomma si sia capito il senso, però vi do una dimostrazione pratica in modo che si capisca ancora meglio. Allora ragazzi, per fare questi accordi, questi bicordi, servono soltanto le ultime tre corde della chitarra, quindi le prime tre per il momento lasciamole stare. Quindi Mi, Si, Sol, Re, La e Mi utilizzeremo. Ok, vediamo un attimo. Intanto posizioniamo la mano sulla chitarra in modo che ogni dito abbia la distanza più o meno di un tasto. Vedete? Poi il palmo della mano non deve mai andare a sbattere, a toccare sotto il manico attaccandosi, altrimenti sarà difficile poi suonare. Quindi un po' di distanza, un po' di aria tra il palmo e il manico. E il pollice invece lo teniamo dietro, al centro più o meno delle dita, per il momento. Cerchiamo di essere rilassati con la spalla e dritti con il busto. La chitarra la possiamo tenere sia in questo modo sulla gamba destra e sia poggiandola sulla gamba sinistra, però in questo caso ci vorrebbe qualcosa da mettere sotto il piede affinché sia un po' più eretta, un po' più alzata, e questo diciamo il modo più classico per suonare la chitarra. Però noi vediamo, teniamola in questo modo qua come se stessimo in piedi e utilizziamo questa postura. Ora veniamo ai bicordi. Se abbiamo seguito bene la puntata di ieri sulla conoscenza del manico della chitarra, sappiamo che questa nota è Mi e che accanto al primo tasto abbiamo il Fa, Fa diesis, Sol e così via, andando per semitoni. Vi dico un segreto: sotto alla corda subito successiva, se noi pigiamo il tasto che viene dopo due note, cioè un tasto Si, uno No, uno Si, quindi questi due, ad esempio, quindi Sol e quest'altra nota, questa nota sicuramente sarà la quinta di Sol, Sol, La, Si, Do, Re, è sempre così. Quindi suonate insieme, ci daranno l'accordo di Sol, cioè il bicordo di Sol. E questa posizione vale per tutte le note. Quindi se io suono Fa e metto
l'altro dito qui sotto, proprio alla corda, lasciando un tasto vuoto, avremo l'accordo di Fa, che non è né maggiore né minore, però sarà l'accordo di Fa. Fa diesis, Sol, Sol diesis, La, e così via. Ovviamente, per suonare invece il Mi, questo si chiama capotasto, questo spazio, come se avessimo un dito qua, per suonare il Mi dobbiamo pigiare direttamente, facciamo finta che qua c'è un altro dito, questa corda, o anche così. Questo è il bicordo di Mi. Mi, Fa, e poi è sempre la posizione, è sempre la stessa. Qui sarà il La, La diesis, Si, e Do, e così via. Se noi scendiamo di un gradino, quindi lasciamo stare un attimo l'ultima corda, e andiamo qui, questo sarà il La, pigiando questo tasto sulla terza, sulla quarta corda, 1, 2, 3, 4, avremo il La, ok? Che avevamo anche qui, al quinto tasto, 1, 2, 3, 4 e 5, se vedete dovrebbe esserci un puntino sul quinto tasto, abbiamo il La, è lo stesso accordo, La, e questo è anche La. Quindi, procedendo sulla quinta corda, se questo è La, questo è La diesis, mettendo sempre il dito, lasciando un tasto vuoto, avremo La diesis, poi avremo il Si, poi avremo il Do, e dobbiamo suonare con la mano destra la corda corrispondente. Quindi se io suono l'ultima corda, il Mi ad esempio, suonerò così, cercando di prendere solo le prime due corde. Se io suono la seconda, il Mi non lo suonerò, non lo toccherò, si tratta di esercitarci, e cercherò di suonare solo queste due corde. Ci vuole un po' per esercitarsi, ma vedrete che riuscirete abbastanza presto. Quindi, poi qui avremo il Do, Do diesis, Re, eccetera, eccetera, eccetera. Con questa mano, se non avete il plettro, che ora prenderò, potete suonare con la parte esterna del dito, con l'unghia, mantenendo il palmo sulle corde, in modo che potete stoppare il suono. Quando passate da un accordo all'altro, eccetera. Cioè, state in questa posizione. Chiudete la mano, tipo ok, la girate, ok, e così via. Prendo un plettro e vi faccio vedere un attimo. Ecco qui il plettro. Il plettro lo potete poggiare sul dito, qui, sulla falangetta, falange, falangine, falangetta, o il contrario, non mi ricordo. Comunque, alla punta, piegandolo così, poggiatelo e fermatelo con il pollice, in questo modo qua, ruotando il braccio, si può suonare in questo modo qua. Basta sfiorarlo alla chitarra che suona, non c'è bisogno di forzare, state sempre rilassati comunque. Vediamo, facciamo un esempio di una canzone. Dunque, se andiamo su Google, ad esempio, e scriviamo il titolo di una canzone che ci interessa imparare, e accanto scriviamo accordi, io ho scritto Alba Chiara accordi, escono tanti siti, è uscito il primo sito che ho cliccato, ci sono gli accordi di Alba Chiara. Ora, su tutti gli accordi, maggiori, minori, settima, tutti i numeri, più, meno, lasciamo stare tutti i numeri, prendiamo soltanto, per esempio qua c'è scritto Fa, 7 e più, è una cosa che vedremo in seguito, ricordiamoci solo Fa. Quindi Fa che significa? Che noi dobbiamo andare sulla prima corda che è Mi, accanto qui abbiamo il Fa e possiamo suonare Fa in bicordo. Questo è il sistema più semplice per suonare. Il primo accordo con cui proprio comincia questa canzone è Do. Quindi questo è La, La diesis, Si, Do, e il Do si trova qui. Vedrete che poi lo imparerete velocemente.
mettendo il dito a un tasto di distanza alla corda di sotto, suoneremo Do. E vi faccio sentire, questi gli accordi sono Do, Sol, La minore e poi di nuovo Do. Quindi questo è Do. Il Sol ce l'abbiamo sopra al terzo tasto, perché Mi, Fa, Fa diesis, Sol. Stesso sistema del bicordo, Sol. Poi La minore, Sol, Sol diesis, La ce l'avremo proprio accanto, il La, non importa se è minore o maggiore, e poi di nuovo Do. Quindi farà: respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera e ti risvegli col sole. Poi c'è il Fa, sei chiara come l'alba, Do, Re, sei fresca come l'aria, e il Sol. E poi si ripete sempre con il Do, ok? Do, Sol, La, Do, Sol, La. Quindi quando trovate qualsiasi accordo, poi vedete qual è la nota di riferimento, presa quella, ad esempio se è il Si, noi sappiamo che la seconda corda è il La, accanto c'è il Si, quindi La, La diesis, Si, mettete l'altro dito qui sotto, a un tasto di differenza, di distanza, e questo sarà il Si. Accanto avremo il Do, dopo due tasti avremo il Re, e così via. Così possiamo iniziare a suonare tutte le canzoni con i bicordi, che è il modo più semplice per suonare. Poi domani vedremo proprio come si cominciano a costruire gli accordi utilizzando tutta la tastiera e tutte le corde della chitarra, però voi esercitatevi già un po' a suonare con i bicordi. Se vedete che vi affaticate un po' perché la mano all'inizio si stanca, perché non abbiamo tutta questa forza sulla mano sinistra, riposatevi un minuto, due minuti e poi ricominciate, ok? Fatemi sapere se avete delle domande, scrivetelo nei commenti e vi risponderò prontamente. Ciao ciao, a domani!